questi giorni inizierà la costruzione di questa barca che sarà tutta di carbonio. Questa è proprio una barca partita dal foglio bianco, insomma. La scelta dell'equipaggio è finalizzata agli obiettivi che si vogliono raggiungere. Ciao. L'attività di ricerca sponsor richiede un notevole lavoro di back office, diciamo, di preparazione, di presentazioni, di appuntamenti. La sfida per me è porsi degli obiettivi sportivi, degli obiettivi agonistici di alto livello e poi mettersi nelle condizioni di raggiungerli. Sono sempre stato a contatto con le barche, con il mare sin da piccolo. Mi hanno preso l'impegno di portare avanti la barca e loro devono trovare il modo di pagarla. 8 ore al cantiere già so dure, ne fai 9 so dure, 10 so pesanti. Per prendere la patente nautica bisogna prima cosa studiare, fondamentale, la teoria. Ne hanno promossi 2, quindi 8 bocciati e 6 di quelli che hanno, no, 7 di quelli che hanno bocciato venivano dall'istituto nautico. In questo momento qui noi siamo in difficoltà grandissime, non piccole, e abbiamo proprio bisogno di supportare finanziariamente proprio il quotidiano. Adesso noi chiudiamo il cantiere lunedì e se ne vanno tutti a casa e riapriamo il 15. Devo tenere delle persone qui a fare il lavoro, perché sennò proprio non arriviamo più. Lo facciamo volentieri, però dico proprio una cosetta, no? Nel senso che proprio perché comunque se devo ordinare quest'albero, lo devo ordinare adesso, proprio, e comunque l'albero gli devo dare i soldi, non ce l'ho i soldi da pagare per la barca. Cioè comunque ho già speso, perché comunque le seste a controllo meglio. L'anticipo dell'albero, l'anticipo dell'albero, se vogliamo farlo di fretta, saranno almeno il 30%, almeno, a volte mi chiedono anche di più. E quella è solo una cosa. Adesso non posso far più lavorare nessuno. Dobbiamo per forza entrare nella fase operativa se vogliamo arrivare all'obiettivo, perché se non abbiamo problemi di tempo, chiaramente è tutto più rilassato e anche meno costoso per noi, perché fa le cose durante le vacanze, ai ragazzi non è che gli posso dare un panettone o una bottiglia, li dovrò pagare sicuramente di più, soprattutto quelli che pensavano di andarsene magari fuori con la famiglia. Come prevedevo, Guardigli si è dimostrato quel che è. Tu lo difendi tanto e oggi abbiamo avuto la controprova. Beh, ti sembra giusto venirci a chiedere i soldi? Ci eravamo messi d'accordo che per lui era un investimento, perché faceva una nuova barca e tutto. Adesso la barca la dobbiamo ancora vedere. Intanto ci sta chiedendo dei soldi che non erano preventivati. Sì, vero. Però è vero pure che gli avevamo detto che entro un certo periodo avremmo fatto il leasing, firmato il leasing, e che quindi lui poteva partire in anticipo, cosa che poi alla fine non è andata. C'era un accordo, no? Che doveva essere, diciamo, chiusa l'operazione entro il 10 dicembre, ma io avevo detto, cioè avevo manifestato già il mio dissenso dicendo: guarda Maurizio, che il 10 dicembre è tardissimo. Ah, va bene, ma non ti preoccupare, quella è proprio la data ultima, faremo molto prima. A che ne so, io per il 10 dicembre non erano stati neanche portati i documenti al leasing, quindi proprio un disastro. Leasing è solamente una questione finanziaria, sì, non certo. È che rischia. Ho capito, io non è che voglio difendere Guardigli, però una logica ce l'ha, cioè sta cominciando a lavorare, lavora da un po' di tempo, eccetera, non c'ha una garanzia, non c'ha niente, un minimo di garanzia la vuole avere. Io mi ero preso l'impegno di portare avanti la barca e loro devono trovare il modo di pagarla.
era facilissimo. A me sembra proprio l'idea, mettete dei soldi che devo pagare degli operai, che con la nostra barca non c'entrano niente. Devi capire pure che insomma, che abbiamo chiesto di lavorare a Natale, a Capodanno, magari dovrà pagare gli straordinari, eccetera. Cioè, io, adesso come la vedo io, cerchiamo di tirare il più possibile, dargli il meno possibile, qualche cosa, forse secondo me è il caso di dargli. No? Così gli diamo ragione. Cioè, non è che gli dai ragione. Questo progetto è nato per essere per noi un'attività professionale, non può essere finanziata da noi. In questo momento non abbiamo sponsor, non abbiamo chiuso con il leasing. Hanno creato i presupposti per fare un'operazione poco brillante, perché poi, come al solito, bisognerà poi correre per fare le cose in fretta, facendole peggio, con aggravi di costi, che poi saranno tutti sulle nostre spalle come al solito. Per cui in questo momento c'è un momento di grossa tensione. Se stai facendo un progetto da centinaia di migliaia di euro, non sono i 1.000 euro che possono essere un elemento di discussione con il tuo cliente. L'elemento di discussione è fare una barca che quando andrà in acqua e quando andrà nei saloni andrà bene e verrà ammirata. Vabbè, facciamo così, gli diamo il meno possibile, cioè ci parliamo, proprio gli diamo le spese vive, diciamo, di questi giorni di festa. Gli do io, cioè, poi me li riprenderò quando arrivano gli sponsor, però insomma, se è quello giusto per pagare gli operai i giorni di festa, mi sembra pure, no? Permesso? Ciao Igor. Senti, abbiamo un po' di problemi con la produzione. Molti dico, abbiamo fatto un planning per la consegna molto serrato, e secondo me non ce la facciamo quei tempi. Sono io che comunico con gli operai perché sono più a contatto anche. Pensavamo di fare un po' di straordinari, non solo la sera, però pure il sabato e la domenica. Impegnativa. Gioco forza. Le brutte notizie le do io. Lo capisco che, diciamo, siamo sotto le feste, però diciamo dal risultato che abbiamo fatto dei vari stadi di avanzamento non ci arriviamo alla data necessaria. 8 ore al cantiere già so dure, ne fai 9 so dure, 10 so pesanti. So pesanti, però bisogna farle. Un po' per cantiere, perché comunque sia la barca è da consegnare, devi cercare la famosa maniera che la barca sia pronta per il giorno prestabilito e sia perfetta. E un po' perché servono anche per l'economia a casa, porta qualche soldino di più. Se mi dai la tua disponibilità? Sì, certo che a casa non è che la prenderanno benissimo, però se andrà avanti va bene. Però sta una cosa faticosa, sotto Natale, insomma, prossimità di Natale, di Capodanno. Francesco De Marinis, ho 21 anni, non studio, essendo mio padre un velista, un appassionato del mare, sono sempre stato a contatto con le barche, con il mare sin da piccolo, da quando sono nato, perché comunque sono sempre stato in giro con la mia famiglia che si spostava appunto a seconda delle regate. Il rapporto che ho con mio padre è abbastanza buono, sin da quando io sono piccolo abbiamo sempre fatto molte cose insieme, io e mio padre, basta. E questa cosa che adesso facciamo, che adesso io faccio le regate insieme a lui e grazie a lui, ha rafforzato ulteriormente questo rapporto. Per me è una grande opportunità di trasmettergli un modo di stare al mondo, un modo, una cosa, sapere qualcosa sulla vela, sul mare. Se io guardo com'ero quando c'avevo l'età sua, non c'ho niente da dirgli, capite? Nel senso che, cioè, io ero 100 volte peggio.
la sua pigrizia, la sua ignoranza, la sua... però sono piccole cose rispetto, diciamo, a un comunque un ragazzo che è un pezzo di pane. Fai il giro lì sul tangone, la sua occhio, la sua stessa grizia. Quale tangone? Gira così. Vado giù, eh? A bordo faccio il drizzista, quindi mi occupo di tirare su e giù le vele e quindi mi sto al centro della barca, dirigo le operazioni di issata e ammainata delle vele. Io mollerei questa ora. È un ruolo abbastanza importante nella coordinazione tra pozzetto e prua. Penso che interpreti il fatto di essere figlio d'arte nella maniera giusta, cioè quella di dover dare il 110% anziché il 100%. Soprattutto quando sei alle prime esperienze e quindi non sai bene quello che devi fare, è normale che capiti che becchi la sfuriata da gente più esperta, da persone più esperte. Gli faccio un pecazziedoni come adesso, dico che mi ha raccomandato, che è vero. I ragazzi non vedono che s'applicano, no? Non vedi che si applicano? Ah, iniziamo subito. Però si deve pure capire che ci sta tanta altra gente volendo che potrebbe stare al posto tuo, quindi non tutto viene regalato, te lo devi pure conquistare. Si strappa con la pugna sullo trono di prua, l'ho detto 10 volte ieri, sono 3 metri. La pugna arriva lì, fil di ruota, quella vela che si proietta. Sicuramente raccomandata all'inizio perché ovviamente era il figlio di Andrea, però ricordo che quando arrivò De Angelis, Francesco stava già da più di un anno in barca e gli disse: tu diventerai un bravo velista. Da quando sono ragazzino avevo sempre detto di voler fare qualcosa, comunque un tipo di lavoro che mi permettesse di stare all'aperto. Sì, no, ho capito, ma lì mi sembra larga proprio da mezza barca in giù. Non lo sa manco lui che cosa veramente vuole, perché a volte dice: voglio fare il giocatore di calcio, voglio fare questo, voglio fare quello. Poi se vuole andare in vacanza, vuole andare a destra, vuole andare a sinistra. Dove va? A Las Vegas. A Las Vegas, a Las Vegas. Che ti fai giocare a Texas Hold'em? Non ci ho manco i soldi. Che manca. Però e se ancora non ha capito bene come funziona. Noi a una certa ora andiamo a dormire, per lui non esiste l'orario di ritiro. Se veramente vuole fare questa professione ci deve chiedere fino in fondo, se no è meglio che si ritorna a studiare e pace. Porti pure gli occhiali per vedere queste cose. Avevo deciso di studiare economia, poi ho smesso perché i risultati erano abbastanza deludenti. Mentre magari sul lavoro, in barca, se devo stare concentrato, riesco a stare concentrato per tutto il tempo, proprio senza distrarmi neanche un secondo. Nello studio una minima cosa e mi distraggo proprio. Il cosiddetto braccio di forza. Il braccio, che è una leva che è praticamente la distanza, è un momento, è una leva di raddrizzamento, quindi è il momento, no? Raddrizzante che si genera tra, cioè genera tra la distanza verticali. Esatto, delle due verticali, no? Esatto. Ah, va bene, va bene. Abbiamo un'idea. Braccio di forza, sì. Certo, la delusione della bocciatura c'è stata. No, non era complicato in realtà, infatti ero abbastanza convinto di superarlo. Era preparatissimo, ma solito bastardo. Gli capita tutti gli esami dove vai, gli capita puntiglioso. In qualsiasi settore. Forse qualche esperienza in più lo maturerà sicuramente, deve farsi un po'. Adesso c'è l'impulsività appunto della giovane età, è un po' improvvisato, un po' approssimato adesso nelle sue cose, però è qualcosa che nel tempo probabilmente aggiusterà il tiro, spero per lui. Stasera non è che esci, vai a Roma a fare cose belle, cioè gli esercizi si possono fare fino a mezzanotte. Non è che la gente ai 6 stacca perché è finito di fare esercizi.
capito? Siccome tu stai indietro, ma per questi fatto, tre giorni, ma indietro tre di giorni, chi? Mi ha detto c'è un sacco di esercizi da fare che non hai fatti. Ma chi non ho fatto? Ho fatti io sì. Che ne so, che faccio? Li rifaccio. L'anno successivo alla maturità, dopo 5 mesi di Australia, io mi dissi perché non cominci e ti prendi la patente nautica. Essendo cresciuto sulle barche a vela, grazie a mio padre, è una cosa che mi prende ancora di più. C'è un momento in cui lui ancora non ha capito bene cosa vuole fare. Quindi la patente nautica anche per lavorare, perché no? È una delle cose che deve fare, cioè una delle frecce che lui deve inserire nel suo arco, o perlomeno nella sua faretra, ecco questo. La patente nautica consiste in due parti. La prima parte è la parte teorica, che comprende il carteggio e tutte le norme alla navigazione che regolano la navigazione, i rilevamenti e un po' di insomma nozioni che bisogna sapere per appunto navigare nel mare. Fronte freddo e fronte occluso. Fronte caldo. Sì. Ho capito, Francesco, io ti ho fatto una domanda precisa. Che cosa identificano i fronti? I fronti sono le masse di aria calda o fredda che si spostano. Questo. Ma perché ci devi arrivare alla fine? No, ma... tirando con le tenaglie la risposta. Vabbè, comunque sono. Questo dimostra che tu hai capacità di ragionamento. Memoria, ragionamento poco. Memoria. La seconda parte, se uno riesce a passare la parte teorica, quindi la parte dei quiz o dell'interrogazione orale che sia, insomma, si arriva alla parte pratica. Quando ho iniziato a fare le regate, comunque ho appreso un sacco di cose che poi stanno anche nel libro della teoria. Però forse questa cosa mi ha anche un po' fatto sottovalutare questo esame. Ci hai detto a papà se ti allunga qualche 100 euro che magari ti promuovono, eh? Quindi puoi essere bocciato un'altra volta. Quello con l'esaminatore, secondo te, fa quello che dici te? Io non sto recriminando su quello che fa lui. Non sto sostenendo di avere ragione. Un po' ti cominci a incazzare perché ti rendi conto che, siccome mi sembra mediamente intelligente, anzi anche insomma uno con una vivace intelligenza, non capisco per quale motivo debba sempre passare per una bocciatura. Se ti bocciano la seconda volta è un casino, perché devi riscriverti, devi ripagare, come l'esame della patente. Se ti bocciano due volte la teoria, devi rifare il foglio rosa, devi riprenotarti, passano 6 mesi. Il 30 aprile io mi posso riprenotare. Il 30 aprile ti puoi riprenotare. Ma le sessioni che hanno loro, esatto, le sessioni ce ne stanno proprio una miriade, perché fanno 10 candidati a sessione, che sono pochissimi, tu capisci bene. Vabbè, allora adesso da qua al giorno dell'esame, Francesco, tu ti riprendi in mano tutti questi argomenti che sai sommariamente a questo punto, perché le mie conclusioni oggi sono queste, tanto che me le confermi, non ci sei messo per niente, per cui ti dico oggi che la situazione non è cambiata in questo senso rispetto all'altra volta. Ma poveretto di che? Ma che sei scemo? Poveretto. Povero scemo, non poveretto. Vorrei che... Scusa. Oggi era messo un attacco al padre. Ma quando? Sa tavola. Vabbè, la scenata, tanto c'è. Non sa neanche da che parte sta girato quando va per mare. Cioè, mi viene a parlare a me di la patente nautica. Non possiamo continuare andare avanti così. Per ripresentarci. No, anche perché il 4 maggio devo prendere la patente per forza, quindi. Sì, ma al di là di dirselo, tu devi calarti in questa cosa, capito? Sì, ti devi calare di testa in questa. Ti rimetti giornalmente a farti un esercizio di carteggio, al solito cronometrato, così. Non. Eventualmente ci fosse il compito in classe, ma lì non ci abbiamo problemi. Va bene. Ok.
la mia difficoltà sostanzialmente non è tanto convincere la persona nel fare una cosa piuttosto che un'altra, nel scegliere uno sport piuttosto che un altro, ma bensì è proprio una questione proprio economica. Domanda. Per un equipaggio standard, come può essere per Liberty, no? Quante persone ci sono? Abbiamo pensato più o meno una ventina di persone di equipaggio. Facendo il calcolo, saranno 1.000 euro a persona. Per 20 persone fa 20.000 euro. Più la roba che ti serve comunque per giornalisti, cose per omaggi, eccetera, sono 30.000 euro. A prezzo di listino sono 30.000 euro di euro. Ok, quando tu vai a chiedere una sponsorizzazione non si parla di poco denaro. I pacchetti partono dai 20.000 al base, che si arrivano fino, possono essere 50.000 come 100.000 per noi. Il pacchetto Silver che noi abbiamo proposto a DKB è quello, più o meno. Se loro dicono, ok, noi facciamo così, però anziché darvi tutto gratuitamente, facciamo a mezzi, capito com'è? Cioè non pago il pacchetto completo, vi do la metà, però vi sponsorizzo con la metà dei soldi, capito com'è? Sono stata chiara? Che non sarebbe male. Roberta, quando si tratta di ricercare gli sponsor, la vedo in estrema difficoltà. Cioè noi ci dovremmo sempre dare dei soldi, quindi no. Il pacchetto è 30.000 euro? Teorico. Diventa almeno 15, perché se no non c'è. Eh? Parliamo prezzo di listino 30.000 euro, per cui come minimo deve diventare... Di listino, cioè se io vado in un negozio... Ok, quindi di listino sono... Di listino invece a noi, che siamo come se andassimo direttamente dal produttore, sì, sono la metà, quindi circa 15.000 euro. Sì. Ma se io vado dal produttore non mi fanno il 50%, giusto? Ti lasciano il prezzo del produttore, che è già uno sconto. È chiaro che se viene buttata in un'operazione che lei non conosce, peraltro difficile, è facile aspettarsi che la cosa non ha successo. Cioè, io faccio pubblicità a te che te pago il materiale. Scusami, cioè se tu me lo dai a titolo gratuito io ti faccio pubblicità, c'ho scritto sulla maglia già il set grosso così. Ma questo era quello che no? Diceva Raffaele Rai, ma gli toglieva il marchio dalle vele perché diceva l'ho pagate, io prego. Cioè non c'è un background, capito, su questa cosa da parte sua, cioè lei mi sembra una cosa, cioè una difficoltà totale ed estrema, nel senso, se a me mi avessero detto allora te devi fare questo, io avrei detto no, non credo. Per me nell'ambito della cosa della vela, per quanto riguarda il ruolo che gli è stato affidato, insomma, risultati non se ne sono visti. Senti, c'è una cosa, va, senti tu senti Roberto, io mi impegno a sentire questi altri e poi ci aggiorniamo la prossima settimana per vedere quello che si può fare. Però facciamo così, io chiamo Roberto, vediamo quello che mi dice lui. In base a quello che mi dice lui, poi io comunque te lo rigiro a te. Io pensavo che già l'avevi chiamato. Ci sono molti dubbi su Roberta, però io credo che alla fine ce la farà. Sicuramente è nuova, fa ancora degli errori, ma non lo so, diamole fiducia. Gli armatori sono una figura molto importante nel progetto. Personaggio pazzo, diciamo, nel senso che è di impossibile da controllare, capisci? Lui la mattina esce e non si sa cosa succederà. Se avessimo mandato la mail giusta avremmo lo sponsor. Io ti avevo detto di fare un po' più larga. Eh sì, è vero, è magra come te, vedi? Esatto. Quindi la prendo solo io, va bene.
nel progetto tutta completamente in carbonio, quindi sicuramente già una barca che è molto progettata già da regata. Quella lì in un futuro sarà la barca, l'inizio della costruzione dello scafo. A tappe forzate, secondo me ce la facciamo a metterla in piedi per la stagione. Quest'anno è un, diciamo, tecnicamente un gruppo più preparato. E devo ordinare quest'albero, lo devo ordinare adesso, proprio, e comunque l'albero gli devo dare i soldi. In questo momento non abbiamo sponsor, non abbiamo chiuso con il leasing. È una sinergia bizzarra, non so su cosa si regga, però sembra funzionare, quindi meglio così, ovviamente meglio così. Come sono divertito? Beh, è bella regata. Sì. Se dovessi dare un consiglio agli armatori, consigliere di perdere 5 minuti di tempo al giorno da dedicare magari a un'operazione così. Senti, abbiamo messo in piedi un canale. Sì, in 2 mesi riusciremo a mettere in piedi una barca in 6 mesi. Qui ti avevo detto di fare un po' più larga. Eh sì, è vero. Ma fa magra come te, vedi? Esatto. Quindi la prendo solo io, va bene. Io e Filippo siamo diversi, sì, siamo assolutamente diversi. E io lo prendo in giro, gli dico sempre che lui è umorale. Ed è la verità, lui è umorale. Ma Rizzo Viscardi è fatto così, ha un suo modo di proporre iniziative, attività che a volte ti lascia sconcertato, ma alla fine tante volte ammetto che ha ragione. È umorale, ma è anche molto programmatore, molto attento. Gli armatori sono una figura molto importante nel progetto e purtroppo nel bene e nel male influiscono sul progetto. Ci sono armatori più o meno competenti. Ovviamente i nostri sono armatori da poco nel mondo delle regate. Circa 2 anni fa lui mi ha coinvolto, sapendo della mia passione sulla vela, e diciamo, abbiamo stretto un sodalizio che è cominciato la scorsa stagione e continuerà non so per quanto. Ecco. Parlavamo del più e del meno, ci stavamo vedendo una partita, ai lui per lui non felice, e quindi abbiamo cambiato discorso, abbiamo pensato meglio non pensare per un momento al calcio, pensiamo a qualcos'altro, ed è uscita la vela e da lì ci siamo messi a chiacchierare sulle possibilità di fare una stagione, speriamo con i fiocchi, insomma, se volevamo farla insieme, tutto il resto è venuto poi in automatico. Le figure di Biscardi e Chiusano, anche se poco presenti apparentemente, sono stati fondamentali in alcune scelte. La scelta di non mettere certe attrezzature, non mettere altre cose che le avevamo suggerito di mettere a bordo, è stato fondamentale la loro decisione di non sforare il budget. In questo momento qui noi siamo in difficoltà grandissime,
non piccole. Abbiamo una gran paura che la cosa possa saltare. È un peccato perché era un bel progetto, in più sono state già spese tante energie e anche denari per poterlo portare avanti. Finanziariamente proprio il quotidiano. A me sembra proprio l'idea: mettete dei soldi che devo pagare degli operai, che con la nostra barca non c'entrano niente. Abbastanza normale comunque, nel senso che poi se fai un'operazione così, ti compri la barca, c'è un programma di regate, eccetera, è abbastanza normale che tiri fuori quattro spicci, ma proprio quattro spicci per fare l'operazione, non lo trovo un grande sacrificio. Perché fa le cose durante le vacanze, ai ragazzi non è che gli posso dare un panettone o una bottiglia, li dovrò pagare sicuramente di più, soprattutto quelli che pensavano di andarsene magari fuori con la famiglia. Pensavamo di fare un po' di straordinari, non solo la sera, però pure il sabato e la domenica. Ah, impegnativa. Diciamo, adesso mi troverò costretto a far venire comunque gli operai durante le feste di Natale, con costi maggiori, perché comunque ho dovuto cercare qualche volontario che fosse disponibile. Però devi capire pure che insomma, cioè, che abbiamo chiesto di lavorare a Natale, a Capodanno, cioè, magari dovrà pagare gli straordinari, eccetera. Cioè, io, adesso come la vedo io? Cerchiamo di tirare il più possibile, dargli il meno possibile, qualche cosa forse secondo me è il caso di dargli. Vabbè, facciamo così, gli diamo il meno possibile, cioè ci parliamo proprio, gli diamo le spese vive, diciamo, di questi giorni di festa, che gli do io, però insomma, se è quello giusto per pagare gli operai i giorni di festa, mi sembra pure, no? È stata una cosa pesante, perché tutti i giorni, dai 8 ai 10 ore, un lavoro mai fatto prima, ci siamo impegnati, sempre i soliti tre, io, Diego e Fabrizio, con altri ragazzi, per far sì che lo stampo del 50 piedi fosse pronto nei termini prestabiliti. Noi a Natale abbiamo fatto gli straordinari, cioè abbiamo lavorato 8 ore al giorno, anche Flavia l'ha chiesto a altre persone, ma tutti si sono rifiutati. Beh, lei ha chiesto, noi abbiamo accettato, noi non siamo stati obbligati da nessuno, è stata la nostra scelta, ho detto a noi il vostro lavoro piace. È stata dura, perché insomma, giornate che dovevamo stare magari con la famiglia organizzate. Comunque per noi sono soldi, noi siamo operai, abbiamo un mutuo, una moglie, un figlio, i soldi servono a tutti adesso. Insomma, lo stampo del 50 piedi era importante, anche come vita prossima del cantiere, cioè era una barca sulla quale ci si punta tantissimo, con la speranza che vada a buon fine una volta uscita da qua, che vinca qualche regata, perché insomma è una barca che dovrebbe fare anche delle regate. Maurizio è totalmente inaffidabile come tutti gli artisti, no? Poi lo conosciamo, quindi conosciamo l'amico nemico, sappiamo quali sono le sue pregi, i suoi difetti e tutto. Filippo si è introdotto come, diciamo, l'interlocutore professionale, no? Che avrebbe, diciamo, in qualche modo dovuto equilibrare il genio e sregolatezza di Maurizio. E secondo me questo proprio non c'è stato proprio. Filippo lo conosco da poco tempo e mi diverte molto, perché non so, non l'ho mai visto nell'ambito lavorativo, per cui per quello che vedo io così nel mondo del mare deve essere simpatico, un pazzo simpatico. Poi invece mi dicono che è molto razionale, che è molto attento, no? Organizzato, programmato, faccio un po' fatica a crederlo, ma insomma così è. Filippo è timido, riservato, però è un acuto osservatore di quello che c'è intorno a lui, capito? Sembra che lui è distratto o assente, in verità è uno che osserva molto. Quindi la riunione con gli sponsor per l'abbigliamento la mettiamo giovedì pomeriggio. D'accordo, verso che ora preferisce? Senta anche loro, però a me va bene dalle 3 in poi.
L'unica cosa, quando li sente, annunci che mi manda la mail in cui gli spiega tutto il progetto e come vorremmo coinvolgerli, in modo che quando arrivano sono già preparati, non dobbiamo rispiegargli tutti. D'accordo. Riesco a capire come si fa a perdere uno sponsor solo per non avergli mandato una mail. È un progetto che intanto prevede una barca nuova, forse una delle poche, se non l'unica dell'anno prossimo, che comincia a raccontarsi prima ancora di nascere. La ricerca sponsor non ha avuto il successo che meritava, a mio avviso. Non ero a mio agio, anche con quei termini tecnici, veramente non ci capivo niente. Comunque dal punto di vista sportivo noi puntiamo sempre al risultato massimo, ecco, non abbiamo mezzi termini su questa cosa. Abbiamo pensato che voi poteste essere un nostro partner in questo progetto, quindi da voi ci aspettavamo che voi ci possiate dire se è una cosa che per voi può risultare interessante o meno. Dalle facce che ha fatto Filippo in riunione temo che si aspettasse di più da me. Questo era il primo appuntamento che facevamo e si è capito il problema. Le persone che vengono da noi non hanno assolutamente capito il progetto, non hanno ricevuto le informazioni. Diventa poi difficile anche spiegargli l'opportunità commerciale. Logicamente non siamo andati in profondità per quanto concerne tutti gli aspetti di questo partnership che appunto chiedete. Tu che dici? Tu che pensi? Se avessimo mandato la mail giusta avremmo lo sponsor. Non è vero. Non ci voglio credere. E mo? Non l'ho inviata, sta nelle bozze, porco Giuda. Ma se no sembra che uno reagisca troppo alla mancanza di una mail. Qui è la conclusione di una serie di situazioni che non sono andate nel verso giusto. No, volevo parlare di Roberta, ma quando gli scade il contratto? Perché è un problema, cioè non ha trovato uno sponsor. No, questo l'ho visto, ma non penso sia un problema, o quantomeno è stato un problema, adesso non lo è più. Se una non è capace a fare le cose... Purtroppo comincio a pensare che tutte le perplessità di pancia di Maurizio siano giuste. Probabilmente Roberta non è la persona indicata per portare avanti questo discorso. No, io ti dico la verità, insomma, cioè, da questo punto di vista sono deluso. La cosa positiva è che invece... Ho parlato col direttore marketing di Dale TV e sembra che lì si possa trovare uno sponsor. Poi me la vedrò io, perché secondo me se glielo affidi a lei salta anche questo. Se continui così, e che vuoi fare, licenziarmi? Non lo so, questo comunque sicuramente metterla da un'altra parte. Cioè, questo è il minimo, perché questo è proprio un ruolo che non sa svolgere. La mia passione per la vela è, rispetto ad altri sport, relativamente recente. Più che la vela sportiva, a me piace stare in barca a vela, mi piace navigare a vela. E questa è una passione che poi dai 20 anni ho sempre coltivato con regolarità. Mandatemi subito sotto gli scarichi! Non voglio che prendi il timone sulla mia barca! No.
Lui ha la passione del mare e soprattutto della vela da più tempo di me. Ormai sono 25 anni che vado in barca quasi tutte le estati. La cosa curiosa è che non mi sento un armatore, nel senso mi sento una parte dell'equipaggio con dei compiti specifici, ognuno ha i suoi compiti, ognuno ha le sue cose, se io le faccio bene, l'equipaggio le fa bene, tutti quanti le fanno bene, poi si ottengono i risultati, insomma. Quando c'è da lavorare, diciamo, ogni tanto preferisce fumarsi una sigaretta in barca, però ogni tanto se gli dici morì fai questo, non è che ti dice no, non lo faccio, no. Si mette e lo fa. Come armatore, un armatore con cui si sta benissimo. Alla fine fa parte assolutamente del gruppo. Diciamo che il momento che viene in barca non ha la figura di armatore, ma ha la figura proprio di uno di noi. Ci mette l'anima per arrivare al risultato e quindi questo è sicuramente bello perché fa in modo che si possa parlare apertamente con lui, ecco. Sono l'unico a cui la scritta d'aria fa il gruppo, Ma è più grossa la D della, non è proporzionale, è molto più grossa sì, la D della TV. Come mai? La passione per la vela di Maurizio è una passione nuova, una passione che lo assorbe completamente, è una passione sana, è bella, coinvolge un po' tutta la famiglia, coinvolge un po' tutti gli amici, mi piace un sacco anche a me. È imprevedibile quello che succede, quello che succederà, eccetera, proprio per questo forse gli piace. Vi ho sempre detto... Sei un super fortunato, per non dire un'altra parola, perché iniziare nella vela e aver vinto quello che ha vinto lui, iniziando con il Team Liberty, non è facile. Gli ho detto sempre, Morì, c'è tanta gente che per quello che hai fatto tu ci ha messo anni e anni. Ho detto, tu in 2-3 anni che stai nel giro della vela già ti sei levato tante soddisfazioni. Vieni dal mondo! E ti devi ritenere uno super fortunato. Maurizio Viscardi è una persona un po' particolare, a me glielo dico sempre, mi ricorda un po' Gastone, quello di Walt Disney. Non sai com'è, ma a un certo punto inciampa in qualcosa, guarda bene, magari alla stella di Rosetta. E quel calcolo che ti ho fatto prima, sono un'ora e due minuti, sono 3720 secondi. Lo moltiplichi per 1, 29 e 30, ti dai il tuo tempo in secondi che poi traduci in ore e minuti. Certo, per quelli umorali è più difficile. Ha un bel carattere, è sostanzialmente un buono, è sempre molto calmo. Comunque mi sono fatto spiegare perfettamente come funziona il time on time e il time on distance. Ragazzi, potrei farvi scuola. È difficile litigare con Maurizio. Interessantissimo, peraltro. È quello che ci dà i tempi sulle barche, sui rating, dice se stiamo dietro stiamo avanti, quindi è uno che guarda i rating, diciamo. Si sottrae dal tempo reale l'abbuono del BSF, che è quella cosetta che tu c'hai su. Poi sottrai, cioè a questo abbuono, cioè ci aggiungi il numero delle miglia che sono del percorso più un coefficiente che è 426 secondi miglio. E poi è finito. È un personaggio pazzo, diciamo, nel senso che è di impossibile da controllare, capisci? Lui la mattina esce e non si sa cosa succederà. È assolutamente fuori controllo. Fermatevi! È di quei pazzi geniali. Ha una testa che lavora continuamente. Cioè una creatività, una genialità veramente particolari. Gli manca qualche volta quella... quella cosina che gli consente di mettere in pratica le cose che ha in testa, no? Che ha idea un sacco di cose, c'ha un sacco di progetti, poi già il fatto di metterlo su carta gli crea una qualche difficoltà e quindi spesso c'ha intorno persone che lo fanno per lui. No, oggi buona notizia, le cose stanno mettendosi a posto bene, perché ho parlato con il direttore marketing di Italia, tutto a posto, quindi abbiamo uno sponsor. Maurizio ha un sesto senso su tutto l'aspetto della comunicazione, questo è veramente, veramente bravo. Direttore poi generale di Italia TV,
mi ha detto che c'ha una ragazza amica di famiglia, cioè i genitori sono suoi amici, per cui c'hanno questa ragazza che è irlandese, una steggista, ce la vorrebbero mandare lì a lavorare da noi. Pare che sia molto carina, faceva la modella in Irlanda, viene in Italia a lavorare, poi parla bene l'inglese, almeno abbiamo qualcuno che parla l'inglese in ufficio. Quindi davvero, arriva una ragazza brava, pagata da loro, che arriva a lavorare con noi. Che troppo. Non è vero. No, però secondo me sarà così. Dai, gli dobbiamo trovare un posto dove metterla. Allora la mettiamo con Roberta. Vediamo anche che succede in ufficio, no? Perché dai, Roberta è sempre stata da sola. Esatto. Almeno una lavora. Domani arriverà una nuova ragazza, si chiamerà Elizabeth. Anzi, si chiama sì. Elizabeth. La metto a fianco a te, vedrà un po' il lavoro che fai tu, cercherà di darti una mano. E che potrebbe fare vicino a me? In realtà tu dovresti insegnargli il lavoro che stai facendo, che presumo che tu stia facendo. Va bene. Insegni, probabilmente ti dà una mano e vediamo se in due riusciamo a fare un po' meglio che uno. Certo, certo. Va bene, d'accordo. Ok. Ciao, sono Elizabeth, sto cercando signora Roberta. Sono io. Ciao, ti aspettavo. Mi ha detto, vieni. Come stai? Vieni. Tutto bene? Bene. Devo spedire un secondo una mail. Roberta, quando hai aperto la porta, io aspettavo di vedere qualcuno un po' più giovane, un po' più solare. Cioè, a me sembra un po' triste e un po' frustrata. Ok, fatto. Ma tu che fai normalmente nella vita? Niente, io ho finito scuola un po' di tempo fa e basta. Cioè, vado fuori a Londra, mi diverto. 25. Sei giovane? Sì. Sì, ma cioè, non ho voglia di lavorare adesso, cioè voglio dire. Senti, ti faccio vedere un po' l'ufficio? Che così... Ti hanno detto più o meno cosa potresti fare? No, no, niente, però sai... Che ti devo dire oggi cosa devi fare? Oggi giorno, magari, cioè così, guarda un po' cosa fai e così iniziamo, poi vedo. Vabbè, mi faccio un caffè io. Ma indubbiamente è una ragazza molto bella. Si vede che sta qui perché è obbligata a farlo, per cui sarà veramente dura la convivenza con lei, non so. Cosa ne potrebbe uscire? Allora, calda. Ce la puoi fare? Premi qua. Ah. La mia paura è che alla fine Roberta si senta messa ulteriormente sotto pressione. A lungo tendere potrebbe crearsi un problema di rivalità molto femminile. Spero ovviamente che Filippo non abbia portato questa stagista per altri fini, nel senso che non credo, cioè, che perché non ho mandato una mail, lei sia una possibile sostituta a me. Filmasta Television, buongiorno. Non ho proprio voglia di stare qua a lavorare in ufficio, cioè, che noia. Senti, io devo andare alla posta adesso, va? Mi accompagni anche tu alla posta? Vieni con me? Vado proprio a casa, vado. Di già? Sì. Noi ci vediamo domani? Per forza. Va bene, ciao. Comunque ogni volta la barca è diversa, quindi ti devi adattare tantissimo. Con mesi di ritardo, finalmente abbiamo delle certezze. Quanti sono a fare a somministrare l'esame? E lui e un altro? È solo... Un ufficiale e un civile.
avvento, per favore, Francesco, è un problema del timoniere.